schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli. Il glitch lo dovete fare in sessione pubblica e necessitate di un centro operativo mobile. Allora, il glitch funziona così ragazzi, dovete avere una LG normale dentro al centro operativo mobile e dovete uscire dal centro operativo mobile tenendo premuto L2, deve stare sempre schiacciato L2, lo dovete tenere sempre schiacciato. Fino a quando non respawnerete fuori. Una volta respawnati vi avvicinate al vostro centro operativo mobile, insomma vi mettete in maniera che state più vicini possibili al punto in cui lo state facendo e rimandate l'auto al deposito essendo Motorcycle Club ragazzi. Una volta che avete fatto questo entrate nel vostro garage o CEO che sia, non è necessario farlo nel CEO, l'unica cosa necessaria è un centro operativo mobile, una LG Retro Custom o una qualunque auto custom, non auto di lusso ma auto custom, e è un garage, insomma un garage con la LG, altre LG. A questo punto che cosa dovete fare ragazzi? Uscite dal vostro garage tenendo sempre premuto L2, tenendolo premuto fino a quando non respawnate, cazzi e mazzi insomma, per capisse, e dovete entrare nel vostro centro operativo mobile, vi darà questa schermata, se voi premete una volta X non vi farà entrare, quindi premetelo tante volte X e andate a sostituire l'auto che avete nel centro operativo mobile. Allora ragazzi, a me in questo punto della mappa mi fa spawnare in culo al mondo, come state vedendo mi ha fatto spawnare al casino, però magari se voi avete più fortuna vi farà spawnare magari più vicini. Allora vi spiego una cosa, per fare questo glitch ragazzi non serve nessuna tempistica, serve solamente un gran culo, non nel fare il glitch ma nel trovare la sessione adatta per fare il glitch. Allora pensate solamente che io per trovare la sessione ci ho messo una ventina di minuti, ho dovuto fare delle prove in altre sessioni, ho dovuto fare dei cambi perché comunque il glitch si fa in sessione pubblica, non si può fare in privata perché altrimenti non avviene il bug. Quindi dovete avere pazienza nel trovare la sessione, non state lì subito a scrivere non funziona, non funziona. Ma ho già detto, non risponderò più a domande del cazzo. Detto questo ragazzi, una volta che avete fatto tutto ciò, ritornate verso il vostro centro operativo mobile, rientrate con l'auto per salvarla nel centro operativo mobile, dopodiché uscirete di nuovo dal centro operativo mobile e tornate nel vostro garage da dove avete preso la LG e da dove avete le altre LG normali senza modifica, insomma, no? Adesso vedete nel video, io adesso sto tornando nel mio garage dove avevo le LG non modificate, mi dice garage pieno e andrò a sostituire una LG non modificata. Allora, per questo glitch non servono targhe personalizzate perché le targhe si cambieranno con le targhe delle LG che noi andremo a usare, quindi potrete usare tranquillamente la vostra targa se l'avete o un'altra targa se non l'avete, tanto non cambia un cazzo. Una volta fatto questo andate a ripetere il glitch ragazzi, come ho già detto, un centro operativo, un garage con una LG retro custom e LG normali, ripeto, qualunque custom va bene purché non siano auto di lusso, altrimenti vi darà il blocco sopra i 50.000 e non potrete vendere. Quindi una volta fatto ciò riuscite, andate nel vostro centro operativo mobile e ripetete il glitch. Ripetendo il glitch io adesso lo ripeto per l'ennesima volta, ve lo faccio vedere. Allora ragazzi, può starci che quando voi andate entrate nel centro operativo mobile
vi fa il caricamento lunghissimo oppure non vi fa entrare, lì dovete cambiare per forza sezione. Ragazzi, avviate il lettore multimediale, avviate Spotify, YouTube, quello che sia, e provate in un'altra sessione, perché evidentemente la sessione non è adatta. Quindi, come state vedendo, io ho rinviato il mio veicolo al deposito e ritorno nel mio garage del CEO e prendo la LG Retro Custom. Quindi ragazzi, ricapitolando, se vi sta più di un minuto e mezzo nei caricamenti, avete schermata nera, la sessione non è adatta a fare il glitch, mi raccomando, dovete avere solo culo e una gran pazienza nel cercare le sessioni in cui fare il glitch, anche perché il glitch è abbastanza semplice da fare da soli, l'unica pecca è che comunque trovare la sessione e soprattutto la sessione pubblica, che è comunque una bella rottura dei coglioni, perché potremmo trovare gente che ci rompe il cazzo mentre stiamo facendo il glitch. Una volta che comunque avete preso la vostra LG o qualunque altra cazzo di auto abbiate custom, entrate nel centro operativo mobile, freccia destra e molte volte X, e rifate tutto quanto il procedimento. Ragazzi, a me respawnerà un'altra volta al casino. Allora, un passaggio fondamentale, ragazzi, per non fare buggare il centro operativo mobile è quello di creare una situazione nel centro operativo mobile che non consenta al centro operativo mobile di fare l'animazione. Come avete visto, io non ho l'animazione. Allora, come fare per non far fare l'animazione al centro operativo mobile? È abbastanza semplice, ragazzi. Dovete cercare di creare una situazione non piana al centro operativo mobile. Come avete visto all'inizio video, io sono con due ruote sul marciapiede e con due ruote, insomma, non sono sul marciapiede. In pratica il centro operativo mobile è scomposto, quindi automaticamente l'animazione non avviene. Oppure dovete cercare di mettere il centro operativo mobile in un punto in cui magari c'è una tettoia o comunque c'è un pezzo di muro, comunque la sponda del centro operativo mobile, la pedana del centro operativo mobile non si apra, ragazzi. Vi dico ciò, allora funziona anche se la pedana si apre, però ci mette molto più tempo a respawnare. Io l'ho provato svariate volte e ci mette molto molto tempo a respawnare. Quindi se il centro operativo mobile non ha animazione è meglio, ragazzi. Poi se non riuscite a trovare un punto dove non c'è animazione, fate voi, insomma. Però il glitch è questo, è abbastanza semplice da fare. Come vedete, io entro nel centro operativo mobile, si fa lo schermo nero e non c'è animazione. Se invece c'è l'animazione, a volte si bugga, voi vedrete che addirittura il vostro centro operativo mobile si duplica. E se il centro operativo mobile si duplica e vi troverete sotto mappa, basterà suicidarvi, rientrare nel centro operativo mobile con il veicolo e comunque riuscirete a fare la duplicazione, ragazzi. Come vedete, il mio centro operativo mobile è messo alla cazzo, nel senso che comunque sta messo un pochino strano. Cercate di trovare una situazione un po' strana per il centro operativo mobile e la sessione giusta per fare il glitch. Ve l'ho detto in tutto il video. Per chi non avesse capito, riascoltasse il video. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.